Buon pomeriggio e bentornati a un nuovo appuntamento con cittadini e amministratori. Oggi sarà una puntata dedicata alla sanità, in particolar modo alle vaccinazioni. È in studio con noi la dottoressa Antonietta Spadea, dirigente medico vaccinazioni dell'ASL Roma 1, e Roberto Ieraci, direttore unità operativa complessa vaccinazioni internazionali. Vi do il benvenuto in trasmissione, neanche a farla apposta, proprio oggi su tutti i quotidiani a tiratura nazionale abbiamo trovato degli articoli riguardanti i vaccini, perché l'Ordine dei Medici si è espresso, direi finalmente, se la regia mi aiuta, li leggiamo insieme e poi lascio a voi il commento. Partiamo con il Messaggero che dice: Ordine dei Medici, offensiva sui vaccini, chi li sconsiglia può essere radiato, documento sul rispetto delle regole deontologiche, proposta anche l'introduzione di punizioni specifiche per i genitori. Anche la Lorenzin, il ministro della salute, si è espressa dicendo: non esiste il diritto di dire no, si mette a rischio la salute altrui, il ministro approva l'iniziativa dei medici, devono rispettare i loro doveri professionali. E sono stati stanziati inoltre 200 milioni per una campagna informativa destinata a famiglie e sanitari. Troviamo più o meno gli stessi articoli anche su Repubblica, che dice così: la stretta sui vaccini, radiati i medici che li sconsigliano. E poi leggiamo il comunicato che ha fatto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, che dice: bene la decisione dell'Ordine dei Medici di sanzionare i dottori che sconsigliano i vaccini, bisogna incentivare una corretta cultura scientifica. Ecco, inizierei proprio da questo, chiedendo a voi il commento, che immagino sia del tutto positivo, finalmente. Prego, dottor Ieraci. Assolutamente sì, finalmente una precisazione a livello della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che pone ordine a certi meccanismi disinformativi, perché poi il concetto fondamentale è questo. I vaccini sono un bene della collettività e io mi posso esprimere come esperto in questo campo: i vaccini salvano la vita, migliorano la qualità della vita delle persone, diminuiscono i costi sia a livello individuale che a livello di collettività. Quindi è giusto che sia così, e finalmente il nostro paese si pone al ritmo degli altri paesi occidentali in cui le vaccinazioni vengono effettuate e si raggiungono delle coperture vaccinali ottimali. Perché il problema poi qual è? In queste ultime annate c'è stata, non ce lo nascondiamo, una diminuzione delle coperture vaccinali nella fascia pediatrica, e questo ci mette a rischio, i bambini li mette a rischio soprattutto nei confronti del morbillo, perché per quanto riguarda la copertura nei confronti del morbillo siamo ben distanti da quella percentuale ottimale, che è il 95%, che ci permette l'eradicazione della malattia. E questo nel nostro paese non sta avvenendo, anzi ci sono casi di cluster familiari di morbillo, e questo non deve avvenire. Quindi qual è poi la fine di tutto questo? Il messaggio deve essere un messaggio coerente con le evidenze scientifiche. Gli stessi medici non hanno opinioni personali, ma si basano solo sulle evidenze scientifiche definite e acclarate. E i vaccini sono sicuri ed efficaci. Grazie. Dottoressa, le vuole aggiungere qualcosa? Sì, io vorrei aggiungere che bene ha fatto la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici degli Odontoiatri, benissimo ha fatto il nostro Ministro della Salute, che crede molto nelle vaccinazioni e ha vaccinato i suoi bambini, quindi è stato un ottimo testimonial. Mi viene da pensare al problema che si può creare in una situazione, in una comunità frequentata da bambini che non siano vaccinati. E pensavo per esempio al caso della bambina di Prato, di cui abbiamo letto qualche tempo fa, una bambina che ha una malattia per cui, pur essendo vaccinata, non risponde al 100% ai vaccini e quindi non è protetta, e questa bambina non può frequentare la comunità scolastica perché i suoi compagni di classe non sono vaccinati. E questo non deve essere tollerato. Quindi i bambini che frequentano la comunità devono essere vaccinati. Buona la proposta che è stata fatta, i bambini di praticamente creare per ogni scuola una specie di classifica che copertura vaccinale c'è, perché questo garantisce, per esempio, i bambini che hanno dei problemi, andare in una scuola dove sono tutti vaccinati, sicuramente vengono garantiti e vengono protetti. Questa è una cosa che per esempio il Regno Unito già ha messo in atto, e mi sembra un'ottima proposta. Anche l'Australia. Anche l'Australia. Qui in Italia invece cambia di regione in regione, lo leggevamo con il dottor Mastro Rosato, giusto? Per esempio in Lombardia. Eh sì, no, io una delle
delle cose, leggendo anche le ultimissime, proprio che ricordava Sara all'inizio, ripropone sempre un vecchio problema sull'organizzazione del sistema sanitario del nostro paese, no? Perché spesso diciamo in questa trasmissione, ogni volta che abbiamo l'opportunità di parlare di sanità, quante sono le regioni, ogni regione c'è un sistema sanitario. E anche riguardo al problema del vaccino, leggere che oggi la Regione Emilia-Romagna ha preso un certo tipo di decisione, abbiamo sentito la posizione di Zingaretti elogiando, eccetera, che quindi si prevede magari un altro tipo di soluzione ancora. Com'è possibile riportare a unità una cosa che invece, come dire, interessa la popolazione nella sua più larga diffusione? Ma questo Che è un problema politico, è un immagino, problema politico non è un su cui problema solo. per adesso è insuperabile se non con la modifica attuale della Costituzione. Cioè certi meccanismi di tutela devono ritornare agli organi centrali di modo che ci siano delle direttive univoche. Ma vedete un po' quello, siamo in attesa e spero che rapidamente, come già affermato dalla ministra Lorenzin, che devo dire è molto sensibile a queste problematiche dei vaccini, e si arrivi Forse rapidamente alla la pubblicazione. mamma Sì, devo dire recente che che. personalmente, che sono il medico che ha vaccinato i suoi gemellini, e devo dire, devo dare atto che lei ha utilizzato questo, diciamo, questo momento, per certi aspetti anche ansiogeno per un genitore, per una mamma, per far sì che la vaccinazione dei propri bambini potesse diventare uno, diciamo, uno stimolo alla vaccinazione e soprattutto uno stimolo a tante mamme che esitano, perché poi questo è il vero nocciolo del problema delle vaccinazioni pediatriche in questo paese. C'è questo fenomeno diffuso che è l'esitazione dei giovani genitori, anche perché loro sono sottoposti a stimoli differenti, poi la rete è un baratro da questo punto di vista, non si capisce perché. Diciamo 8 siti su 10 che trattano vaccini sono contrari ai vaccini, non dimenticando che poi il resto sono i siti istituzionali che hanno ovviamente l'FDA americana, l'EMA europea, il CDC di Atlanta, l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute. E questo non c'è problema, l'esitazione dei tanti genitori giovani a effettuare vaccinazioni. Però il messaggio che può nascere anche da questa trasmissione, qual è la sicurezza e l'efficacia dei vaccini? Questo è il dato fondamentale. La rarità degli eventi avversi alle vaccinazioni è un dato ormai statisticamente acclarato, anche perché i vaccini sono i farmaci più sicuri e più controllati al mondo, perché i dati della sicurezza nascono da una rete globale di milioni e milioni di somministrazioni, perché quello che avviene in Australia avviene in Italia. Devo dire che i vaccini che si utilizzano nel nostro paese sono gli stessi di quelli che si utilizzano nei paesi europei o in Australia o in altri paesi del mondo. Quindi questo dà un margine alla sicurezza tale tanto che i vaccini, concludo, sono i farmaci, tra virgolette, più sicuri che esistano. Ecco, e da questo punto di vista, vediamo di affrontare il tema che io forse con un termine non giusto definiscono l'obbligatorietà, l'imposizione, no? Però, ritornando indietro con la memoria, lo ricordavamo poco prima di entrare in trasmissione, l'età mi riporta indietro nel tempo, ricordo che alle elementari c'era sempre dentro una classe un bambino poliomielitico. E l'altro evento che ricordo, veniva il medico provinciale a fare il vaiolo, no? La pennetta sul braccio e così via. I risultati sono stati straordinari da quel momento. Perché si è perso questo tipo? C'è anche una responsabilità da parte dei medici, perché è vero quello che lei diceva sui genitori, ma però leggiamo pure che ci sono molti medici che non consigliano. Ma questo è il dato fondamentale. Bisogna aumentare la cultura della vaccinazione anche tra gli operatori sanitari che trattano questo argomento. Perché chi fa vaccini deve avere abilità al compito ed avere conoscenze tecniche al punto da avere abilità alla vaccinazione, ma anche dare risposte dal punto di vista Cioè deve comunicativo ai spiegare genitori. l'importanza del Ma vaccino, assolutamente sì. Devo dire che nonostante il valore dei vaccini sia riconosciuto a livello universale, voi pensate, in Occidente c'è gente che tende a creare una disinformazione, cioè a diminuire nel valore,
diminuendo le coperture. Ma voi pensate ai milioni di bambini africani di altre parti che non possono accedere alla vaccinazione perché non hanno il vaccino o perché il vaccino costa troppo, perché non c'è una catena del freddo adeguata. E questo è il meccanismo. Quindi, da una parte un'opinione pubblica informata e coerente, dall'altra parte operatori sanitari capaci culturalmente, perché ripeto il concetto essenziale, il medico non ha opinioni, ma si basa sulle evidenze scientifiche. Se no, nel campo dei vaccini presto ritorneremo agli stregoni, e questo è Io un dato che vorrei aggiungere una Prego, cosa. prego. È stato detto, ed è vero, che i vaccini sono vittima del loro stesso successo. E questa è la realtà. Perché Finché sono i casi di efficaci. polio c'erano, finché appunto in ogni classe c'erano casi di un bambino, come stava raccontando lei, un caso di bambino con la poliomielite, nessun genitore si poneva anche soltanto il dubbio. Lo vaccino o non lo vaccino? Perché la poliomielite nel 40% è letale e chi non era, diciamo, chi non moriva restava con delle sequele talmente gravi, questa paralisi flaccida, per cui se prendeva gli arti inferiori si zoppicava, o se prendeva i polmoni c'era bisogno del polmone d'acciaio. Ci siamo dimenticati quelle immagini terribili di bambini stesi in questa apparecchiatura d'acciaio che gli aiutava a respirare. Ecco, quella era la poliomielite. Adesso dal 2002 l'Europa è polio free e questa è la realtà. Non abbiamo più casi di polio, ma nemmeno nei paesi che ci stanno intorno. Ma questo non vuol dire che la polio è stata eliminata dal mondo. Abbiamo ancora polio in Afghanistan, abbiamo polio ancora in Africa, in Guinea, e quindi è stato trovato virus polio selvaggio nei liquami in Israele, paese del primo mondo. Quindi non ne siamo venuti fuori. Dobbiamo continuare, per esempio, a vaccinare contro polio. E questo per dire polio, ma perché il tetano, in Italia ogni anno ci facciamo dai 50 ai 60 casi di tetano, quando in tutta Europa siamo a 150 casi. Cioè un terzo di tutti i casi di tetano si fanno in Italia. Tetano che può avere una letalità elevata. Tetano che quando dà la sintomatologia a 36 ore dall'infezione già è troppo tardi per iniziare un qualsiasi trattamento. Non abbiamo più case produttrici che producano l'antitossina e quindi o si è vaccinati o non si può fare Non la niente. producono più perché non è per, non Ma c'è un interesse perché commerciale. non è più conveniente, come è stato per esempio per la difterite. L'anno scorso, a giugno, abbiamo avuto un caso di difterite in un bambino di 6 anni in Spagna. È stato tenuto in coma farmacologico per un anno, sì, scusate, per un mese, dopodiché non c'era possibilità di somministrargli l'antitossina e questo bambino è morto. A marzo abbiamo avuto un caso di difterite, un bambino di 3 anni morto in Belgio. Allora, la difterite che in Italia non c'è più ormai dal 79, mi sembra, pochissimi casi in Europa, una ventina in Francia, continuiamo ogni tanto a sentire casi, quindi vuol dire che il bacillo della difterite c'è. Non abbiamo più l'antitossina, quindi o facciamo il vaccino o ci troviamo completamente scoperti nei confronti di queste malattie che sembravano debellate e che invece non lo sono. Quindi da Quindi è quello che ho importante il sentito. controllo epidemiologico attraverso le vaccinazioni. E questo è molto importante. Ecco perché la vaccinazione, al di là dell'aspetto sanitario, ha anche un aspetto sociale di collettività. E questo è un dato fondamentale. Poi è chiaro che c'è il problema dell'accesso a scuola, no, non giriamo intorno al problema. Da un po' di anni in questo paese i bambini accedono a scuola senza diciamo, l'utilizzo della certificazione. Io devo dire che nella mia esperienza operativa l'unico direttore della scuola che mi manda l'elenco dei bambini non vaccinati, è una parola grossa, non completamente vaccinati, è il direttore della scuola tedesca che sta, diciamo, Non a caso. diciamo, nell'ambito della Ingegnere. residenza della Roma 1. Vittorio, se Sì, prendiamo prendiamo la la prima telefonata dei telefonata e cittadini, poi sentiamo che continuiamo, ci perché chiedono. da quello che ho sentito sembra che manca proprio la cultura del vaccino qui in Italia. Prendiamo la telefonata, poi mi risponde subito. Pronto? È in onda, prego. Pronto? Buon Pronto, buon pomeriggio. pomeriggio. A A lei. lei. Proprio questa mattina ho potuto sentire un'interessante telefonata in una trasmissione benemerita come la nostra, l'unica a livello nazionale di Radio 3, si chiama Prima Pagina e ha tre quarti d'ora di telefonate degli spettatori, degli ascoltatori in quel caso. E parlava un medico.
medico e mi è sembrato molto, un discorso molto ragionevole. E, appunto, lui faceva distinzione tra i vaccini, chiamiamoli obbligatori, quelli cioè che veramente difendono da questo tipo di malattie. Io stessa, che appunto sono una persona anziana, ho la stessa esperienza e anche più forte di quella di cui parlava il dottor Massa Rosato, e quando insomma, persone giovani sono un po' superficiali rispetto ai vaccini, gli ricordo quello che era prima, e quindi figuriamoci. Ora però questo credo fosse proprio un medico, distingueva bene fra appunto, perché i rischi, ecco, voi l'avete già ammesso, ma bisogna ripeterlo, i rischi con i vaccini, come del resto con ogni medicina efficace, ci sono, cose incresciose sono successe, bisogna metterle in conto, e allora i vaccini devono essere destinati a quelle che sono veramente le malattie gravi e sociali. Ora ci sono invece i vaccini in questo modo, e quelli sì sono delle vere e proprie, come posso dire, così, operazioni commerciali. E si parlava appunto di un vaccino, per esempio, contro una qualsiasi influenza, che insomma col riposo passa da sé, non ci serve neanche l'antibiotico. Ecco, io credo che che veramente non si possa mettere tutto sotto la parola vaccini. Bisognerebbe fare proprio un discorso ben serio, distinto. E poi un'altra cosa. Io sono una persona che diciamo, ho una cultura umanistica, sono un insegnante di lettere, ma ho anche, grazie a una mia meravigliosa professoressa di matematica e fisica al liceo, un'apertura grande nei confronti di tutto ciò che è scientifico. Ma attenzione, vi prego, a non confondere la scienza con lo scientismo. Quindi io vedo spesso in questa polemica, sia da una parte che dall'altra, certi vizi della politica, e cioè trattare chi è dell'altro settore come una specie di minorato mentale, oppure addirittura invece come uno che ha chissà quali nascosti. Sono materie difficili, sono materie dove la ragione, insomma, ognuno ha il suo pizzico di ragione quando dice le cose con serietà. Ecco, volevo proprio che voi ci aiutaste a fare bene questa distinzione, e quindi a recuperare anche nei confronti dei giovani, che giustamente diceva la dottoressa, non avendo l'esperienza delle cose brutte che avvenivano perché non c'erano i vaccini, non se ne rendono conto. Dobbiamo aiutarti, quindi non fare tanto polemica quanto tirare fuori esempi validi. Io vi prego veramente di questo. Grazie mille. Va bene, grazie a lei. Prendiamo un'altra telefonata e poi rispondiamo, perché mi interessava anche molto il fatto delle vaccinazioni per l'influenza. Perché voglio capire bene perché vengono fatti, perché se esistono questi vaccini e sono in commercio, significa che l'influenza poi potrà portare a qualcosa in più di una semplice influenza. Rispondiamo sempre dopo la telefonata, sennò rischiamo di far attendere troppo i telespettatori. Pronto? Ci sente in onda? Pronto? Non abbiamo la linea, quindi possiamo rispondere. Chi vuole, prego. Dico subito, quella distinzione tra vaccinazione obbligatoria e vaccinazione raccomandata non deve più esistere. I vaccini sono tutti raccomandati perché servono a prevenire malattie che possono essere debellate attraverso la vaccinazione. Perché nel nostro paese sono solo 4 le vaccinazioni obbligatorie virgolettate, che sono la diftrite, il tetano, la polio e l'epatite B. Le altre vaccinazioni sono fortemente raccomandate. Io quando consiglio e parlo con i genitori e comunico a loro, diciamo, in un atteggiamento bidirezionale per favorire anche la comunicazione da parte del genitore, parlo sempre di vaccinazioni raccomandate, perché
prendiamo il morbillo, è una malattia che è prevenibile e le complicanze di questa malattia sono terribili. Voi ricordate qualche anno fa, se non l'anno scorso, quel caso di quella bambina morta di panencefalite sclerosante subacuta dovuta a un'infezione del virus del morbillo? Quella era una morte prevenibile attraverso la vaccinazione. Questo è il nocciolo del problema. I vaccini e tutti i vaccini attualmente vigenti nel nostro calendario nazionale e regionale sono strumenti per prevenire malattie che possono essere terribili e possono far uccidere le persone. Tornando al discorso del vaccino antinfluenzale, la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata in un target che sono gli anziani oltre 65 anni, ma per prevenire le complicanze dell'influenza. Noi ricordiamo che ogni anno dai 6 agli 8 mila persone muoiono di complicanze dell'influenza. Ecco perché il beneficio della vaccinazione influenzale è pazzesco, sia in termini di costi economici, di costi sociali e di costi per il singolo soggetto. Vi ricordate qualche anno fa quando c'è stato quel problema legato al ritiro dei vaccini antinfluenzali? Come no? La mortalità è aumentata, non solo la mortalità, ma tutti i ricoveri per influenza grave, per complicanze gravi dell'influenza sono aumentati, con un costo pazzesco per la collettività. Quindi il vaccino antinfluenzale rimane una strategia universalmente riconosciuta per prevenire malattie che possono essere prevenute, non soltanto per il singolo soggetto, ma pensiamo che se si previene l'influenza, come si riduce il costo per i trattamenti antibiotici, che sono una bella fetta di spesa nel nostro Della stessa. paese. Costi-benefici del sistema Ma sanitario. sono Diamo qualche dato. Dottoressa, Dobbiamo dare non qualche. dovremmo partire dal presupposto che se sono in commercio i vaccini sono utili, tutti. Non si Partiamo dovrebbe partire proprio, da questo assolutamente, presupposto. questo è il presupposto. Mi piace immaginare, come diceva il collega, un mondo dove non ci sia più l'obbligo, perché l'obbligo dei vaccini è stata un'ottima cosa in Italia, ma avevamo un paese dove la cultura, un Era popolo un altro paese. analfabeta, un popolo che in effetti aveva bisogno di uno Stato padrone che gli poteva consigliare e obbligare a fare le vaccinazioni. In questo momento mi piace più immaginare che noi riusciamo a convincere le persone e a fare delle scelte consapevoli, a capire che stanno facendo la scelta migliore per la salute del loro bambino. Questa è l'idea. Dopodiché abbiamo dei dati certi. L'Istat, come diceva prima il collega, ha predisposto un rapporto che ci racconta che nel 2015 abbiamo avuto 45.000 morti in più rispetto al 2014. Andando a fare una selezione, del periodo in cui si sono verificate questo eccesso di mortalità, andiamo a vedere che è stato nel periodo invernale e nel periodo estivo. Nel periodo invernale è legato sicuramente a un abbassamento della copertura vaccinale. Questa è stata proprio un'ipotesi che ha fatto il professor Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, e che sicuramente dimostrerà poi nei dati di fatto che così è stato, perché non c'era motivo se no di avere questo accumulo di mortalità. E perché? Perché abbiamo avuto il ritiro dei lotti, la gente non si è più vaccinata ed ecco lì c'è stata una caduta della copertura vaccinale, soprattutto a carico della popolazione più anziana che non si è vaccinata ed ecco la dimostrazione. E diciamo invece per il periodo estivo la spiegazione probabilmente sta nelle ondate di calore che si sono verificate l'anno scorso. Quindi qui stiamo parlando, l'ascoltatrice parlava di dati certi, di scientismo e non di bufale, di raccontare cose reali, numeri, non di opinioni. Non stiamo parlando di opinioni. Nessuno chiede l'opinione al medico dicendo: ma secondo lei l'antibiotico lo prendo o non lo prendo? Se il medico prescrive un antibiotico, l'antibiotico si fa e non si discute. Vuol dire che serve. E così deve essere anche per il vaccino. Il vaccino serve, non ci sono motivi per non farlo. Perché hanno dimostrato di essere sicuri ed efficaci. E per quale motivo non vaccinarsi? L'ultimo punto, allora, ancora i rischi. Abbiamo visto immagini terribili quest'inverno, immagini che venivano dal territorio toscano dove sono state messe delle tendopoli nelle piazze dei paesini toscani dove c'erano stati casi di meningite, da meningococco C. E la gente in fila che faceva la sua coda per poter essere vaccinato. Questa è
parlare di percezione del rischio. Quando si vede nel paese morire il giovane di 25 anni, piuttosto che siamo arrivati anche alla morte di un sessantenne, con forme invasive da meningococco C, certo non ci si è chiesti, ma quasi quasi lo faccio o non lo faccio, ci si metteva in fila e si faceva il vaccino, perché quando c'è il rischio così, come è stato nel 73, quando a Napoli abbiamo avuto un'epidemia di colera, la gente andava con i cartelli, abbiamo proprio bellissima l'immagine del piano prevenzione vaccinale 2016-2018, c'è questa fotografia di della popolazione che scende in piazza con i cartelli vogliamo il vaccino, e questo vuol dire, a fronte di una percezione del rischio che nasce dal fatto io ho visto il vicino morire, certo non mi pongo il problema, ma forse gli viene la febbre, perché di questo stiamo parlando. I vaccini sono sicuri e gli effetti, diciamo, collaterali alla somministrazione del vaccino possono essere l'arrossamento nel punto di inoculo, una piccola tumefazione, qualche linea di febbre che può essere nelle 48 ore o nel caso di morbillo, parotite, rosolia a distanza di una settimana e 10 giorni. Stiamo parlando di questo, non c'è nient'altro da dire. Prendiamo la telefonata poi e con la vostra locandina proviamo a sfatare un po' di falsi miti sui vaccini. Pronto? Pronto, buonasera. Prego. Volevo dire, io ho avuto mio nipotino che a 52 giorni ha preso la meningite. Ringraziando il cielo, insomma, è venuto fuori bene, si è salvato bene, è stato ben curato al Policlinico Umberto I. Adesso ha quasi 2 anni e gli è stato consigliato di fare il vaccino. E abbiamo chiesto, e questo vaccino ancora non è mutuabile da quanto pare. E non ha un costo, credo, di 80 euro per ogni dose. Siccome il pediatra ha detto, beh, aspettiamo un attimo, perché mia nipote non è che sta naviga in buone acque, e ha detto aspettiamo un attimo che probabilmente a settembre questo vaccino sarà mutuabile. Non so se voi avete notizie a riguardo. Grazie. Sì, guardi, ne parlavamo proprio prima di iniziare la trasmissione. Forse il signore si riferisce al vaccino contro il meningococco B, penso che sia questo il problema. A parte che la sua nipotino deve essere vaccinato. Il problema della gratuità è legato innanzitutto alla pubblicazione del Piano Nazionale e all'approvazione dei LEA. E nel Piano Nazionale dei Vaccini parla molto chiaramente che questo vaccino del meningococco B deve essere offerto attiva e gratuita nel primo anno di vita, perché è una questione di priorità nelle fasce rispetto alle altre fasce di età. Però io ripeto, io raccomando al signore di vaccinare il suo nipotino, perché è molto importante. È ovvio che attualmente il costo di questo vaccino è abbastanza importante, questo impedisce la penetrazione ai grandi numeri e ai grandi livelli. Io proprio questo, allora, c'è la telefonata, poi subito dopo. Pronto? Anche perché mi rimprovera subito se non aspetto. È in onda, prego. Pronto? Prego, buon pomeriggio. Pronto? È in onda, prego. Sì, pronto. Buonasera a tutti, buonasera agli ospiti. Allora, io potrei dire soltanto una cosa. Sa, come tutte le cose, noi siamo italiani, siamo un po' pure tosti per le cose. Io stavo sentendo i vaccini. Io credo che a monte ci sia soltanto una cosa: rimettere il medico nelle scuole. Si sprecano tanti soldi. Rimettere il medico nelle scuole, nelle scuole e nei materni specialmente, perché se noi pensiamo che se mando, io posso dire che adesso al nido, oggi la chiami che c'ha la febbre, una suppostina, e domani te lo riporta a scuola, e non ci abbiamo nessuno che può controllare che il bambino ancora non si può riprendere a scuola. Io credo che ci sia la cosa più importante veramente, di rimettere il medico nelle scuole. Cioè, una volta si chiamava la famosa vigilatrice che poteva, ma oggi quella figura non è più, ma un medico ci si può mettere benissimo. Non è uno spreco dei soldi, anche perché non sono una razzista, sia ben chiaro. Oggi c'è il fatto di molta gente che viene da questi paesi e che non hanno la nostra cultura sanitaria. Allora lei mi deve dire come mai non l'abbiamo debellata la TBC,
ma sapete che ce ne sono tanti casi che non viene detto perché sennò la popolazione comincia a cosare, ma ci sono molti, ma molti casi, e noi l'avevamo debellata. Cioè, questo ci deve far capire che come questo ci sono per altre malattie. Perciò nelle scuole io credo che non è, è la cosa più importante, che non è spreco di soldi, guardate. Caduta la linea, però abbiamo capito molto, quello molto che ci voleva dire. Per quello ritornare su... Il problema è che quello è un fatto organizzativo. Oggi con una pediatria di libera scelta... Tutti i bambini hanno il loro pediatra e quindi il pediatra conosce perfettamente questi bambini, che poi sono anche utenti scolastici. Però, diciamo, quella funzione è stata delegata alla pediatria di libera scelta, cioè al controllo del bilancio di salute dei bambini. Però le due cose non fanno a pugni, no? Ma no, assolutamente no. Ma guarda che per esempio in una città come Roma in passato c'era questa esperienza, infatti me lo ricordo, ma era un'esperienza praticamente che era legata alle grandi città, ma non è stata mai parcellizzata a livello nazionale. C'era il medico provinciale che andava, sì, ma quello era già la sanità pubblica, era già la sanità pubblica, il medico provinciale, gli ufficiali sanitari e i medici scolastici, c'era un'organizzazione differenziata. Oggi con la presenza del medico di medicina generale per quanto riguarda la fascia d'età più adulta e con la presenza del pediatra di libera scelta per quanto riguarda la fascia cosiddetta pediatrica, esattamente, e ovviamente sono figure che potrebbero essere in contraddizione tra di loro. Io non sono d'accordo, posso dire. Allora, la medicina di comunità trovo che sia utilissima. Non deve più avere la funzione che ormai viene svolta dal pediatra di famiglia, perché lì sarebbe veramente un doppione, certo. E quindi i costi raddoppiati. Però per esempio nell'esperienza che abbiamo proprio nella mia UOS, nel quarto, diciamo quello che corrisponde ormai al terzo municipio di Roma, abbiamo un'ottima medicina di comunità che viene svolta negli asili nido dai pediatri, che non effettuano la visita, perché la visita viene garantita dal medico di famiglia, no? Però effettuano degli interventi di educazione alla salute con i genitori, per esempio. Si fanno per esempio un bellissimo intervento che va proprio a trattare il problema del sovrappeso e dell'obesità. Già abbiamo bimbi piccoli che frequentano gli asili nido che vanno avanti a succhi di frutta, a merendine. I genitori in quel caso. Sono i genitori, sì, infatti, certo. Sono i genitori. È una funzione con comunicativa, bambini, importante. Con i bambini invece viene svolto un intervento diverso, quello dell'igiene orale, con uno spazzolino grande così, a questi bambini viene insegnato a spazzolare i denti. Oppure la demenza digitale, questo è un altro intervento che stiamo attivando. Ormai i genitori, io li vedo nella sala d'attesa, piazzano il bambino con un bel iPad e stanno lì. Tranquilli. Il tempo. Che loro ne questo... hanno anche un altro, in primo luogo. Sono, esatto, loro. E questo non va tanto bene. Volevo poi rispondere all'utente. Prendiamo di prima. La telefonata, così andiamo insieme. Okay. Pronto? Quando c'è di... quella lucetta accesa, c'è nulla. Ah, no, non l'avevo capito. Ci sente in onda? Pronto? Prego. Buonasera, buonasera a tutti. A lei. Senta, io volevo dirle solo tre cose. Ma sì, voi prego. Che ne pensate se ci sono vaccini o non vaccini, che adesso si sta rinfacciando la tubercolosi, si sta rinfacciando la scabbia, no. E più la nucleomucleosi, sarebbe il virus del bacio, cioè c'è stata una nipotina di 4 anni, sì, che se l'è presa a scuola. La febbre del bacio. Cioè, soltanto questo. Che ne pensate voi sui vaccini, se ci sono, se non ci sono? Grazie. Grazie, grazie a lei. Prego, dottoressa, così può rispondere anche alla domanda precedente. Bene. Allora, cominciamo a rispondere subito dall'ultima. La febbre del bacio, dovuta appunto a questo virus di Epstein-Barr, non c'è il vaccino, purtroppo, signora, non abbiamo nessuna possibilità di fare prevenzione. La buona notizia è che, anche se nei primi 2 mesi di questa patologia c'è una grande astenia, fatica, non si riesce a sostenere anche la minima fatica, però tutto questo poi si risolve nel giro di 6 mesi e il suo nipotino riprenderà a stare bene come stava prima. E così pure contro la scabbia. Non abbiamo vaccini, non tutte le malattie sono prevenibili con vaccino, per questo dobbiamo tenerci molto cari i vaccini per le malattie laddove esistono, perché ricordiamoci che
abbiamo finora due vaccini che proteggono contro tumori, eh? E questo non è una cosa banale, ma magari si scoprisse veramente un vaccino per tutti i tumori. Il virus, il vaccino che protegge contro l'epatite B, per esempio, il virus dell'epatite B è causa di epatocarcinoma. Il vaccino contro papilloma virus serve a proteggere contro il tumore del collo dell'utero, contro il tumore vulvare, del pene e anche tumori dell'orofaringe. Quindi stiamo parlando di una protezione contro i tumori. Contro la tubercolosi abbiamo un vaccino che però ha dimostrato di non essere efficace, per cui in Italia non si somministra più. E quindi, signora, ecco, la mia risposta è: laddove i vaccini esistono si devono usare. Purtroppo ci sono molte malattie ancora orfane di vaccini e la ricerca sta andando avanti per cercare di trovare soluzioni. Per tornare alla signora che ci aveva parlato prima del caso di meningite del suo nipotino a 51 giorni, la meningite può essere dovuta a varie forme, a vari patogeni. Ci sono le meningiti batteriche e le meningiti virali. Le meningiti virali vanno incontro a guarigione automaticamente. Per le forme batteriche invece, diciamo, la causa di queste forme batteriche di solito sono tre batteri che sono dotati di una capsula. La capsula li rende particolarmente aggressivi, virulenti, pericolosi e non solo. La capsula fa sì che questi batteri siano anche resistenti agli antibiotici. Allora, vaccinarsi contro Haemophilus influenzae di tipo B, che è il vaccino presente nel vaccino esavalente e che era la prima causa di meningite batterica, di forme invasive batteriche nei primi 2 anni di vita, dico era, perché dal 2005 abbiamo un ottimo vaccino, l'esavalente, che contiene questo vaccino, questa vaccinazione, e quindi protegge i bambini. Adesso i casi di forme invasive da Haemophilus influenzae si sono proprio ridotte. L'anno scorso abbiamo avuto 3 ricoveri a marzo del 2015 al Bambin Gesù, bambini di 2, 3 e 5 mesi che non avevano ancora fatto il vaccino, certo, e si sono fatti da forma invasiva. Io, ecco, volevo ritornare un attimo su un aspetto che ricordava poco fa anche la dottoressa, diciamo così, di tipo culturale, no? L'interesse del sindaco e l'interesse della comunità, no? Sì. Perché lei disegnava un paese del sole nel quale c'è questo senso di responsabilità di ciascuno che dovrebbe sentire il dovere di farlo, eccetera, eccetera. E però poi sappiamo che così non è, magari. Allora, l'obbligatorietà, dov'è il confine che bisognerebbe mettere tra il fatto di rendere appunto obbligatori i vaccini e quella che invece è il rispetto della persona che può scegliere il contrario? Io direi una cosa, direi che noi avevamo l'obbligo dei vaccini e avevamo l'obbligo delle vaccinazioni e avevamo l'obbligo scolastico. Poi che cosa è successo? Il ministro della pubblica istruzione e il ministro della sanità si sono incontrati e hanno detto: ma in una situazione dove la famiglia assolutamente sia contraria a fare i vaccini, qual è l'obbligo che pesa di più? L'obbligo dell'istruzione o l'obbligo della vaccinazione? Bene, in uno stato dove la copertura vaccinale era ampiamente superiore al 95%, è chiaro che il ministro della salute ha detto: per me va bene, posso soprassedere sul mio obbligo, i bambini possono frequentare la scuola anche laddove non siano vaccinati, perché l'obbligo dell'istruzione mi sembra più importante e predominante. Adesso si sta facendo un po' di marcia indietro, perché a fronte di tantissimi genitori che continuano a scegliere le vaccinazioni, siamo scesi un punto, siamo scesi appena sotto al 95%, e questa è la copertura che gli statistici ci dicono ci dà una garanzia, perché in un paese dove 100 bambini c'è un bambino che non è stato vaccinato e di qua c'è un altro bambino che non è stato vaccinato, se tutti e 98 i bambini sono stati vaccinati, tra questo bambino e quest'altro bambino non c'è la possibilità di venire a contatto, siamo sicuri che la malattia non sarà trasmessa. Se la copertura scende sotto il 95, vuol dire che sono 95 i vaccinati e 5 non vaccinati, stiamo ancora tranquilli. Se scendiamo sotto il 95, questa certezza non ce l'abbiamo più. Il suo pensiero, ma questo è così, questo è il problema, che se siamo sotto di un punto percentuale per quanto riguarda il cosiddetto esavalente, non in tutte le regioni,
noi siamo sotto di più di 10 punti nei confronti del morbillo. Il problema è legato, per esempio, alla povertà delle singole regioni? Ma no, assolutamente. Ogni regione ha un suo... Assolutamente no. Ci sono delle regioni in cui la copertura è più alta e delle altre regioni in cui è minore. Mm-hmm. Però poi le coperture si fanno a livello nazionale e c'è una media nazionale. Il problema principale in questo momento è la copertura nei confronti del morbillo, parotite e rosolie. Lì siamo sotto almeno di 10 punti rispetto a quello che dovrebbe essere la data di cui parlava prima la collega, diciamo la cifra ottimale per l'eradicazione o l'eliminazione della circolazione. E quindi abbiamo dei problemi seri da questo punto di vista. Questo è fondamentale. Ecco perché non bisogna mai abbassare la guardia nei confronti delle coperture vaccinali. Perché sa che cosa? È uno dei fenomeni più frequenti che si sta avvenendo. Non è tanto l'abbandono delle vaccinazioni, quanto il ritardo nella tempistica dell'effettuazione della vaccinazione. E questo pone due problemi. Da una parte riduce le coperture vaccinali, dall'altra parte fa sì che i bambini prendano quelle malattie, e si parlava della difterite e della pertosse, che sarebbero prevenibili con la vaccinazione. Il dato più eclatante è questo, il ritardo nella tempistica, nel senso che da parte dei genitori si ritarda la vaccinazione, da parte anche di problematiche organizzative dei servizi vaccinali, il discorso famoso dell'appuntamento, ne parlavamo prima. Sì. No, la lista d'attesa anche in questo caso? Sì. Allora, ripeto, le vaccinazioni pediatriche devono essere senza barriere o prerequisiti, perché il genitore deve accedere al presidio vaccinale ed anche aspettando di effettuare la vaccinazione. Perché se un bambino che... Allora, le vaccinazioni in questo paese si iniziano al 61esimo giorno. Il genitore telefona al presidio vaccinale, gli danno l'appuntamento tra 4 mesi, noi veniamo meno alla nostra mission. Certo. Quindi bisogna far sì di eliminare queste barriere o prerequisiti, soprattutto sulla fascia pediatrica, e di poter dare un servizio di qualità e di risposta a tutti gli utenti. E questo poi il nocciolo del problema, perché alla fine se il genitore vuole fare il vaccino, perché no? Poi sappiamo che in quella fascia d'età sappiamo benissimo che il bambino si ammala, c'è il raffreddore, è chiaro che se magari prende un appuntamento poi è costretto a rinviare l'appuntamento, e questo crea un problema. Però al di là di tutto questo, quello che è molto importante è anche, al di là dell'obbligo, far sì che il genitore sia consapevole, e anche a livello nazionale un dato molto importante, che l'opinione pubblica sia informata e consapevole anch'essa. Perché solo in questo modo noi riusciremo ad abbattere quella disinformazione, quelle tendenze che possono diventare pericolose ai fini della copertura vaccinale. La nostra parte in Quindi, questo caso. È molto importante questo. Pronto? Pronto? Prego. Buon pomeriggio a tutti. Buonasera. Senta, io sto sentendo la dottoressa Spadea e il dottore che c'è adesso lì che ha parlato. Dottor Ieraci, io sono d'accordo con le vaccinazioni per quello che possono dare le vaccinazioni, però a me quello che mi ricordo io che tanti anni fa le vaccinazioni erano quasi obbligatorie. Adesso non vorrei che c'è un forte acquisto di vaccini che non riescono a smaltire, e a questo punto io dico non è possibile che ci devono andare di mezzo i medici per questa causa, che ci sono i vaccini e stanno diventare di nuovo obbligatori, se no il medico ci rimette e lo licenziano, viene irradiato. Non è possibile, le vaccinazioni devono andare a secondo quello che vuole fare il paziente o il bambino, ma deve essere una cosa obbligatoria. No, però precisiamo cosa, che questi provvedimenti vengono presi, correggetemi se sbaglio, nei confronti dei medici che sconsigliano, non che si rifiutano di fare la vaccinazione. Che appunto, quindi è una cosa un po' diversa. Perché è molto importante che il medico, o il pediatra libero scelto, o il medico di medicina generale, raccomandi la vaccinazione ai propri pazienti. Poi il paziente si reca nei presidi appositi, appositamente abilitati e adeguatamente strutturati per effettuare la vaccinazione. Qui non è il numero dei vaccini oppure no, i vaccini sono farmaci, e ripeto, uno dei problemi del prossimo futuro è se riusciranno a costruire vaccini, perché
gli investimenti per i nuovi vaccini richiedono dei costi pazzeschi. Perché? Innanzitutto c'è il problema della sicurezza del vaccino. La domanda di safety, di sicurezza, è fondamentale. E tutto questo, ed è giusto che sia così, ecco, prima dell'immissione in commercio di un vaccino c'è una trafila lunghissima. Ci sono anni di studi, anni di ricerca, anni di studi clinici. E questo richiede dei costi spaventosi. Quindi speriamo che nel corso del prossimo futuro i vaccini saranno costruiti e soprattutto che ci siano vaccini verso malattie attualmente che non sono prevenibili dalla vaccinazione. Pensate, io sono un infettivologo, no? E vedo molti pazienti che si recano all'estero. Voi pensate all'importanza e all'impatto di un vaccino contro il virus della dengue. Oggi si parla tanto di virus Zika in vari posti del mondo, e pensate che il virus Zika e i virus della dengue sono virus simili, sono i cosiddetti arbovirus, ce ne sono varie tipologie in giro per il mondo. Voi pensate, questo è un grosso problema di sanità pubblica in tutte le aree tropicali e subtropicali del mondo. Quale sarebbe l'impatto di un vaccino contro il virus della dengue? Quanta malattia, quanto si chiama the burden of disease, il carico di malattia nei confronti di questo. E oggi come oggi non siamo in grado ancora, anche se nel campo della dengue ci sono degli studi clinici molto avanzati in Brasile, e penso che presto ci sarà un vaccino nei confronti di questa malattia che ha grandissimi numeri, grandissimi problemi e dà grandissimi problemi di sanità pubblica. Voi avete visto l'esempio del virus Zika in Brasile, qual è stato l'impatto mediatico che c'è stato sul mondo, addirittura a fare delle limitazioni dei viaggi, che poi di fatto l'OMS ha detto che questo non esisteva meglio. Ci attacchiamo proprio da questo che ha detto il dottore, i viaggi, viaggi e vaccini. Ci aiutiamo con delle slide che lei ci ha fornito. Intanto ci spiega. Ripeto, allora, i viaggi per motivi di lavoro e di turismo sono in una crescita esponenziale. Io stavo parlando con la collega, dicevo che quest'anno, per esempio, la percentuale dei viaggiatori rispetto già all'anno scorso è aumentata dal 30-40%. Quindi significa che le persone non rinunciano ai viaggi. Ovviamente questo tipo di... No, prego, prego, abbiamo avuto un problema tecnico, si è spento il televisore e non riuscivamo più a vedere. Essendo in fortissimo aumento, cosa richiedono? Richiedono che il viaggiatore venga trattato, dato che c'è un grande bisogno di attività sanitaria, deve essere trattato in apposite travel clinic, dove ci sono, che significa questo? Delle strutture specializzate dove si può affrontare in ambito specialistico tutte le problematiche connesse con il viaggiatore. Ma quindi, professore, per una consapevolezza, come fa un viaggiatore a sapere dove rivolgersi, appunto, per avere contezza vaccini? Per quanto riguarda questo aspetto informativo e comunicativo, devo dire che io un grosso rapporto con i medici di famiglia della nostra zona e della Roma 1 in generale. Loro, appena il viaggiatore dà questo tipo di comunicazione al proprio medico, può, e il medico di rimando lo invia in una struttura specializzata. Perché come avviene questo, per far capire agli utenti viaggiatori? Recandosi presso una struttura di questo tipo, una travel clinic, e praticamente c'è una consulenza pre-viaggio in cui si identificano i rischi sanitari e si prepara un piano di vaccinazione. Perché dipende dal paese, no? C'è un rischio paese. Allora, i rischi sono legati all'area di destinazione, alla durata del viaggio, al profilo di rischio personale del viaggio. Questo è un dato molto importante. Che perché significa? Certo, perché voi pensate, noi possiamo fare tutti i vaccini che vogliamo, però se in molte aree del mondo il viaggiatore consuma cibo da strada, è chiaro che i rischi di malattie di vario tipo sono infiniti da questo punto di vista. Quindi è molto importante, quindi area di destinazione, durata del soggiorno, motivo del viaggio, il soggiorno, perché vi dico, io ho molti utenti che viaggiano in zone dell'Indonesia, in molte aree del mondo dove c'è il rischio della malaria, e pretendono di vivere come la popolazione del luogo, e questo li espone a una serie di rischi. Devo dire che la schedula di vaccinazione per i viaggiatori è semplice e sicura. Si distinguono vaccinazioni, c'è un profilo immunitario di base in cui c'è la difterite, il vaccino contro la difterite, il tetano, abbiamo la polio. Abbiamo la slide, vaccinazione per il viaggiatore. E questo, vediamo un po' se riusciamo a mandarla in onda.
Prego, intanto noi le elenchiamo. Quindi le vaccinazioni di routine, che sono tutte quelle che in uso nel nostro calendario, anche l'epatite B, l'influenza, se nella in quel periodo stagionale, il pneumococco, il morbillo, parotite solide, la varicella. Poi vaccinazione in rapporto all'area di destinazione, alla durata del soggiorno e al profilo di rischio personale di cui parlavo. Quindi le meningiti, l'antiencefalite giapponese, l'antiencefalite da zecca, l'anticolera, l'epatite A, tifico, antimalarico e antiamarillico. E poi esistono delle vaccinazioni obbligatorie, poche devo dire, buona parte della vaccinazione della febbre gialla in molte aree dell'Africa e delle Sud America, soprattutto nelle zone amazzoniche, e alcuni stati, per esempio tipo l'Arabia Saudita, che c'è i problemi della collettività, delle comunità per i viaggi alla Mecca, richiedono la vaccinazione anti meningococco. Devo dire che sono vaccini sicuri e efficaci, che possono essere somministrati nella stessa seduta vaccinale, perché uno dei problemi, delle problematiche di questo tipo di utenze è anche il concetto di last minute. Voi sapete che col discorso dei viaggi aerei, dei biglietti aerei, molta gente si organizza per il viaggio, diciamo, in prossimità della data di partenza. E ripeto, le vaccinazioni vanno comunque effettuate, perché danno comunque una copertura, e la somministrazione dei vaccini è una pratica sicura ed efficace. Questo è il dato fondamentale per quanto riguarda le vaccinazioni. L'altro dato fondamentale è che in molte aree tropicali c'è il rischio della malaria. Quindi occorre quantificare il rischio della malaria, tenendo conto che la profilassi antimalarica non è efficace al 100% dei casi, quindi è molto importante questo. In questa diciamo, carrellata io aggiungerei anche il problema dell'accessibilità a queste travel clinic. Questi servizi devono essere anche immediatamente usufruibili, perché voi pensate, i rischi principali, oggi come oggi, soprattutto nei confronti della malaria, ce l'hanno i bambini degli immigrati nel nostro paese. Cioè, gli immigrati nel nostro paese che hanno i figli in Italia e che poi ritornano a trovare i loro amici nei paesi d'origine. Loro pensano di essere immuni dalla malaria, faccio un caso tipico. Invece no, non è così, perché c'è la durata del viaggio, perché in genere ritornano al loro paese per ritrovare la famiglia per più di un mese e anche oltre. C'è il contatto stretto con le comunità locali, quindi c'è la possibilità di venire incontro a queste malattie. Ecco perché bisogna favorire l'accesso a questi servizi di questo tipo di utenza, anche tenendo conto pure dei costi. Cioè magari somministrare, per esempio, per la chemioprofilassi antimalarica, un farmaco che è previsto dal Servizio Sanitario Nazionale rispetto a un farmaco che è in costo C, che costa tantissimo. Questo è il discorso. Però ripeto, qual è la conclusione di questo? I viaggiatori sono moltissimi ed è in crescita esponenziale questo tipo di, diciamo, di pratica, ed è giusto che sia così. Io pensavo anche quest'anno che in virtù della crisi o delle problematiche del terrorismo i viaggi si riducessero, invece non è così assolutamente, perché la gente sì, quest'anno le destinazioni più frequenti, devo dire, sono le aree del sud-est asiatico, dalla Thailandia alla Birmania, e l'Asia in generale, l'Indonesia, le isole indonesiane sono molto gettonate, l'Africa, Madagascar e altri paesi, la Tanzania, il Botswana, perché probabilmente ci sono dei prezzi minori, anche c'è anche da tenere conto dei costi economici di queste. Però sì, qual è il messaggio che io intendo dare all'utenza che viaggia? Oggi si può fare un viaggio in sicurezza dal punto di vista della salute, effettuando le vaccinazioni che sono raccomandate e adoperando una serie di norme comportamentali che sono molto importanti. Professore, invece, facendo il discorso al contrario, no? Come ricorda lei, essendo questo un mondo cosmopolita, al di là del viaggiare, come ci si comporta invece nei confronti di malattie esotiche, tra virgolette, che arrivano in Italia? Beh, anche qui voglio gettare una lancia a favore dell'immigrazione. Chi immigra in Italia sono soggetti giovani, sono, da un punto di vista delle probabilità, soggetti sani. Ripeto, io conosco molti operatori che in Sicilia, in Calabria, lavorano in questo campo. Tutti vengono vaccinati, i loro bambini vengono vaccinati, c'è un apposito protocollo del Ministro della Salute per i bambini
immigrati. C'è uno screening anche, no? Certo, appena arrivano. Assolutamente uno screening, e soprattutto vengono sottoposti alle vaccinazioni, di modo che possono tranquillamente frequentare le nostre scuole, i nostri asili nido senza problemi. Io no, non enfatizzerei molto questo discorso, come il discorso della tubercolosi. La tubercolosi è una malattia vecchia come il mondo. C'è sempre stata. Anche per assicurare proprio i nostri amici che ci seguono da casa, quando vediamo il barcone che arriva, che cosa accade dal punto di vista della vaccinazione nei confronti di quando vengono, lo dico con certezza di questo, anche perché conosco moltissimi operatori in questo campo del Dipartimento della Protezione Civile, delle regioni, quando arrivano ovviamente vengono sottoposti a visite mediche, un primo approccio, i bambini vengono vaccinati come da calendario nazionale e regionale. Quindi non ci sono problematiche specifiche. Ma io in questo che manca questo messaggio, eh? Molte persone invece. Sì, diciamo. Cioè, ma io do un maggiore. Do un plauso al sacrificio di tantissimi operatori in questo campo che fanno turni massacranti per poter dare una certezza sanitaria ai bambini o agli adulti che arrivano nel nostro paese. Per quanto riguarda dal punto di vista sanitario, questo non è un problema, anche quel problema che si accenna tanto sul discorso della tubercolosi. La tubercolosi è una malattia ben conosciuta, non è, certo. È l'unico problema della tubercolosi è che attualmente il vaccino non è un vaccino altamente efficace, funziona soltanto nel primo giorno di vita, tanto che gli unici dati di efficacia sul vaccino della tubercolosi attualmente esistente vengono nei paesi del terzo mondo, India e Egitto, perché ha una certa efficacia nei confronti della meningite ematogena e della tubercolosi. Negli adulti la copertura è molto più bassa. Adesso l'avevamo annunciato prima, proviamo a sfatare i falsi miti sui vaccini. Ci aiutano dalla regia, perché voi un po' di tempo fa avete preparato una locandina molto efficace sui falsi miti dei vaccini. Leggiamo la prima frase. Le malattie infettive stavano già scomparendo prima dell'introduzione dei vaccini. Vero o falso? Allora, se le malattie stavano diminuendo è stato merito dei vaccini, e quindi non prima, ma da quando abbiamo cominciato a utilizzare i vaccini. Ma poco fa stavo proprio dicendo, vi ho parlato dei casi di tetano, vi ho parlato dei casi di difterite, che pensavamo di aver patologie che potevamo tranquillamente dimenticare e che invece stiamo osservando in Europa, non stiamo parlando di paesi del terzo mondo. Passiamo alla seconda, chiedo a lei, faccione una. I vaccini contengono ingredienti additivi pericolosi. Assolutamente falso. Falso? Perché i vaccini attuali sono vaccini sicuri, efficaci, che non contengono additivi che possono essere pericolosi per la salute. Passiamo alla terza, i vaccini causano l'autismo. Qui mi soffermerei un po' perché è una cosa che si sente spesso e preoccupa tutti i genitori, per questo alcuni genitori decidono di non fare i vaccini. Tra l'altro oggi leggevamo anche un'altra ricerca, Viviana la leggeva, sull'intelligenza, è vero? È una ricerca tuttavia in itinere, quindi non diamo assolutamente per certo questo dato, anzi molti la sconsigliano, e parliamo forse di disinformazione online, perché questo poi è il discorso. Si diceva che si dovrebbe evitare di somministrare vaccini ai bambini iperintelligenti, quindi tra virgolette cosiddetti iperdotati, perché appunto questo elevatissimo quoziente intellettivo gli eviterebbe i rischi per la salute. A me anche detta così, sebbene avanguardistica, sembra un po' insomma una bufala clamorosa. Quindi sfatiamo questo mito, però lì sia sull'autismo possiamo sfatare tranquillamente, perché abbiamo uno studio di meta-analisi che va a riguardare più di 5 milioni di bambini studiati in tutto il mondo. Bene, questo studio ha dimostrato che ci sono più bambini con autismo non vaccinati rispetto ai bambini con autismo vaccinati. Quindi lo studio conclude, sembrerebbe anzi che il vaccino sia protettivo, ma questa è proprio è chiaramente una provocazione. Il vaccino non ha niente a che fare con l'autismo, c'è soltanto il nesso temporale. La diagnosi di autismo viene posta dopo il 18° mese di vita, quando il bambino comincia a dire le prime parole e il genitore si accorge che c'è qualcosa che non va. Ma sappiamo, abbiamo degli studi che hanno dimostrato che il danno
dell'autismo può essere già osservato nel terzo trimestre di gravidanza, quando ancora non abbiamo somministrato nessun vaccino, e questo va a tagliare assolutamente. No, volevo aggiungere una cosa, che questa bufala dell'autismo è nata da uno studio falso di Wakefield di qualche anno, di 98, medico radiato dall'ordine medici inglese, che ha fatto uno studio con dati falsi, che ha avuto purtroppo l'avventura in senso negativo di essere pubblicato su una rivista prestigiosa come The Lancet, è stato ritirato questo. Da allora questo problema è nato in tutto il mondo, negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Tutti gli studi fatti negli ultimi anni hanno assolutamente contraddetto questo assioma. Allora, i medici si devono appoggiare sulle evidenze scientifiche. Non esiste nessuna correlazione tra morbillo, parotite rosolia o altri vaccini e l'autismo. Questo è il dato conclusivo di questa grande bufala che ci ha perseguitato per tanti anni. C'è anche un problema di comunicazione legato alla psiche collettiva, no? Perché purtroppo i dati dimostrano che, pur smentendo una tesi dimostrata falsa, poi prevale la prima argomentazione, sebbene successivamente molto importante per diciamo, una prestazione, per la prestazione vaccinale, che è una prestazione sanitaria, ma soprattutto sociale, perché interessa la collettività, che i criteri di comunicazione siano evidenti e chiari. È molto importante che il messaggio sia univoco, perché se no, ovviamente, con tutto quello che c'è su internet, sulla rete, qual è poi il discorso della rete? Continuiamo con questo. Anche il gusto del complottismo, le case farmaceutiche, gli interessi delle case farmaceutiche. Certo. Continuiamo con questo, proprio, torniamo certo, proprio al web e le informazioni. Ma pure lei, però, allora. No, anche se leggi che non è giornalista, vabbè, però tutti i giorni. Se noi ritorniamo alla trasmissione virus di qualche settimana fa, Se il giornalista pone l'accento su soggetti che non sono esperti e che magari fanno un altro mestiere, è chiaro che le problematiche si creano. Abbiamo un caso specifico, poi hanno tentato di tornare indietro, però sai sul poi... Sul vaccino anti-influenzale, il lotto, no, quello su, non sul vaccino, sul virus, quando come si chiama quell'attore Red Ronin che dice che i vaccini fanno male alla salute. Ma di che cosa stiamo parlando? Io il messaggio che io intendo fare come esperto in questo campo è che i vaccini sono i farmaci più sicuri che esistano, perché vengono somministrati in milioni, milioni e milioni di dosi. Quale relazione tra questa falsità e il pregiudizio? Ecco perché chi fa comunicazione in questo campo deve essere positivamente formato. E una delle problematiche di questi ultimi anni, e devo dire che da un po' di tempo le istituzioni centrali e regionali hanno finalmente preso una retta via nel senso del messaggio univoco ai fini della sicurezza della vaccinazione, è stata negli anni scorsi. Perché voi vi ricordate quando c'è stata la prima sentenza sulla questione a Rimini, mi sembra che sia stato sul discorso di aver collegato autismo con MPR. Sì. Di che cosa stiamo parlando? Le evidenze scientifiche sono quelle, certo. Non ci sono sentenze che tengono di fronte alle evidenze scientifiche, in campo sanitario ovviamente. Certo, certo. Abbiamo una telefonata, poi continuiamo con le slide. Pronto? Ci sente in onda? Pronto? Pronto, non sento bene. Prego, noi l'ascoltiamo. Pronto? Prego. Noi la sentiamo benissimo. Ecco, noi, ecco, ascoltatemi allora. Abito in via Valchisone, mi chiamo Remo, se lo vuoi, mi chiamo Remo. Ci dica tutto, Remo. Io sto, tutti i giorni sto vedendo questa trasmissione, ma i cassonetti che ci sono al terzo, ecco, ne parliamo, guarda, un altro ne giorno, parliamo un altro giorno, poi magari se ci richiama dopo le 15:30 l'ascoltiamo, però ora stiamo parlando di sanità, di vaccini, quindi ieri. Rimaniamo su questo tema e continuiamo. I vaccini non sono efficaci, non proteggono il 100% dei vaccinati. Che mi dice dottoressa? Allora, i vaccini sono efficaci, l'efficacia nasce anche però non soltanto per il singolo, ma nella copertura di gregge. Sappiamo per esempio che il vaccino contro morbillo ha un'efficacia con una dose del 95%.
c'è un 5% di bambini che non rispondono a questa prima dose. Ecco perché viene proposta la seconda dose. Con la seconda dose ci avviciniamo al 100%, è un 99, e passa, è rotti. E quindi l'efficacia è elevata, perché avere un'efficacia di questo genere, e difatti somministriamo due dosi, è praticamente l'efficacia sicura. Il vaccino contro la varicella ha un'efficacia del 75% con una dose, ma si arriva e si supera il 95% con due dosi. Io direi che laddove in una popolazione, quindi, siamo riusciti a vaccinare la stragrande maggioranza dei bambini, anche un'efficacia che non arriva al 100% in effetti è protettiva. Sappiamo che, come dicevo prima, vaccinando il 95% della popolazione contro morbillo non circola più. Noi potremo eliminare, come l'obiettivo che ce l'abbiamo dal 2007, questo obiettivo, eliminare il morbillo dalla regione europea. Si può fare, ci sono riusciti gli Stati Uniti. Dal 2002 non ci sono più casi di morbillo negli Stati Uniti, più casi autoctoni. Hanno avuto dei casi l'anno scorso al parco giochi di Los Angeles, di Orlando, adesso non mi ricordo dove, della Disney, e da chi veniva? Dagli italiani. Ecco, allora, a questo proposito voglio aggiungere un dato. Ci siamo giocati. Moltissimi studenti italiani vanno a studiare negli Stati Uniti. Vi garantisco che non vengono ammessi a scuola se non sono vaccinati adeguatamente ed appropriatamente. Quindi tutti i paesi hanno delle legislazioni di autodifesa. In qualche cosa, ma non solo gli studenti. Se un funzionario della Banca d'Italia, per dire, una persona adulta, va a fare un master al MIT di Boston, deve essere vaccinato. Pena l'esclusione. Sì, sì. Una cosa, forse dovremmo prendere esempio nella sanità, questa sì. Almeno ma è molto importante questo problema della scuola. È un problema su cui nei prossimi anni a venire bisogna ragionare, se il trend di diminuzione delle coperture vaccinali è verso il basso. Quindi bisognerà, come bene della collettività, pensare a una forma di controllo sull'avvenuta vaccinazione. Okay. Su questo non ci sono dubbi. E questo vale anche per le scuole materne, gli asili nido, è molto importante. Certo. Stavamo dicendo degli Stati Uniti. Sono riusciti a ottenere questi risultati non mettendo l'obbligo della vaccinazione to court, ma non si può frequentare la comunità scolastica se non si è vaccinato. Quindi in qualche modo viene da sé poi, no? Mi era meravigliato l'anno scorso leggere il sindaco di New York ha reso obbligatorio per la frequenza scolastica degli asili nido la vaccinazione antinfluenzale. Chi non era vaccinato semplicemente non poteva frequentare la anche scuola. Anche questo sulla vaccinazione, dato che è un dato molto importante, in Giappone la vaccinazione dei bambini ha ridotto il surplus di mortalità degli anziani di quasi il 90%, e questo è molto importante. In questo paese non si riesce a far passare la vaccinazione antinfluenzale nei bambini, ma neanche nei bambini a rischio, e questo è il dato fondamentale, perché il bambino poi infetta il nonno, e questo è un discorso. Quindi è molto importante riuscire nel nostro paese, per quanto riguarda la fascia pediatrica, a garantire almeno la vaccinazione antinfluenzale ai soggetti a rischio, perché oggi ci sono molti bambini diabetici che non vengono vaccinati contro l'influenza, e questo è un dato che ci deve far pensare. Prendiamo la telefonata. Pronto? Pronto, volevo delle notizie sul vaccino herpes zoster per gli adulti, quanto costa, dove si può fare e perché non si trova. Rispondo io, il vaccino costa circa 100 euro, è disponibile presso la struttura, posso dirlo, di via Plinio anche di via Dino Galli, è un vaccino sicuro e efficace e funziona molto bene, è un vaccino che riesce a prevenire tantissimi casi di malattia clinica, e l'herpes zoster, o cosiddetto fuoco di Sant'Antonio, è una vera e propria malattia molto importante, soprattutto per le sue complicanze, che è la nevralgia postherpetica. È una malattia così grave che può modificare anche l'aspetto relazionale della persona. La vaccinazione è raccomandata dopo i 60 anni e può essere effettuata anche dai soggetti che hanno avuto già episodi di herpes zoster, perché la storia naturale di questa malattia è, diciamo, intrisa dal problema delle recidive. Quindi effettuando la vaccinazione si riducono il numero delle recidive. È un vaccino da consigliare nel nuovo piano nazionale, è un vaccino che viene raccomandato in forma attiva e gratuita a delle fasce d'età che sono i sessantenni, i 65enni, i settantenni. È molto importante questo, e sperando bene, perché è chiaro, se un anziano gli fai pagare 100 euro di ticket, magari la vaccinazione l'ha effettuata, deve essere gratuita, ad offerta attiva e gratuita.
gratuite. E in questo c'è la funzione dei medici di famiglia che devono comunque comunicare e informare la propria utenza, perché soprattutto sull'esistenza di un vaccino che già negli Stati Uniti ha un'esperienza ormai più che decennale. Quindi gli Stati Uniti stanno proprio avanti anni luce rispetto a noi nella diffusione del vaccino. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è uno dei migliori del mondo, ci porta proprio ai primi livelli. Lì dipende se c'è la carta di credito. Ma lo so, è una provocazione sui vaccini, esclusivamente. Sui vaccini. Voglio aggiungere solo una cosa: è necessaria un'unica dose. Ecco, questa può essere una buona notizia. È vero che è costosa, ma serve un'unica dose. Pronto? Volevo sapere prima, ce l'ho avuto 2 giorni fa. Puoi fare per pronto? Prego. Buonasera. Senta, vorrei far presente che a primi di giugno è deceduta a Bologna una signora architetto di 40 anni. Quattro giorni prima era in casa di una mia nipote a dare ripetizione a uno dei figli di mia nipote. Questo è il venerdì. Il mercoledì questa signora era già morta. Tutto il paese è stato vaccinato per la meningite. Solamente che dopo questa cosa il sindaco di San Luca Pistoiese ha fatto un comunicato dove diceva che il vaccino non conteneva il ceppo di questa meningite, per la quale è morta questa signora. Anzi, il mio medico di famiglia qui a Roma mi ha detto che alle persone andavano dati subito gli antibiotici, perché il vaccino agisce dopo 20-30 giorni. Per cui anche mia nipote, che sta male di salute, è stata vaccinata praticamente per niente. Non dico che i vaccini non servano, però so che più che altro nelle scuole dove andavano i miei figli qui a Mostacciano, i primi erano i medici che non vaccinavano i propri figli. I miei figli sono stati massacrati sui vaccini. Li faceva a caso l'infermiera, quelli anti il catarro, anti influenzale, però i medici per primi non vaccinavano i loro figli. Questa signora purtroppo ha lasciato una bambina di circa un anno. Io sono stata in villeggiatura più volte in questo paese, ma penso che per un bel po' di tempo non ci andrò più, perché pare che uno dei centri della meningite sia proprio fra Pistoia e Prato, quella zona lì. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Vabbè, ma questo, cioè, quando c'è un caso di meningite batterica, la prima cosa da fare è fare una profilassi farmacologica, perché il meningococco è un germe stupido che risponde benissimo ai comuni antibiotici. Poi è chiaro che la vaccinazione è importante e dà un'immunità a lungo termine, però i contatti stretti di un caso indice di malattia vanno profilassati con un antibiotico. Invece per la tempistica quanto è efficace, quanto è importante agire immediatamente, oppure rendersi conto purtroppo dopo può succedere e quindi poi vaccinarsi dopo qualche giorno. Ripeto ancora, il meningococco come... perché poi bisogna dire alcune cose senza scendere troppo sul tecnico. Sia il meningococco, sia il primococco, albergano normalmente nel 30-40% dei rinofaringi dei ragazzi. Una delle problematiche che sta nascendo nel mondo, parlo della comunità scientifica internazionale, è quale sarà l'impatto della vaccinazione con i vaccini che attualmente sullo stato di portatore. Questo è un problema complesso e raffinato che nel corso degli anni noi potremo vedere. È chiaro, i soggetti che sono stati a contatto stretto con il caso indice vanno profilassati rapidamente. Negli adulti basta addirittura una sola compressa di un antibiotico, è un germe molto stupido. Poi il vero motivo per cui il meningococco diventa così aggressivo non è ben conosciuto. Però ripeto, la meningite è una malattia che solleva ovviamente l'allarme collettivo. Ecco perché adesso attualmente abbiamo a disposizione dei vaccini efficaci, sicuri, e perché no? D'altronde il Piano Nazionale Vaccino 2016-2018 ha recepito alla grande questo tipo, nonostante le critiche che sono state portate, perché una delle critiche portate al Piano Nazionale Vaccini è che una critica così, che praticamente sono stati il calendario è stato introdotto attraverso il calendario delle società scientifiche, il famoso calendario della vita. Ma questo è importante: se noi abbiamo a disposizione dei vaccini sicuri e efficaci, perché non vaccinare i nostri figli, i nostri ragazzi? Questo, vaccinare comunque sempre, questo è il messaggio
fantastico che può essere dato alla popolazione. Perché magari avessimo vaccini contro il tumore del polmone, forse in arrivo contro il tumore dello stomaco, perché anche lì ci potrebbero essere dei batteri o dei virus. D'altronde lo stesso braccio effettore dell'immunità vale sia per la sorveglianza oncologica sia per la sorveglianza delle malattie infettive. Ecco perché questa vicinanza. Una parola a questo punto sulla grande potenzialità che è un vaccino, il vaccino contro il virus del papilloma, perché con il nuovo vaccino che sta per arrivare noi siamo in grado, c'è una potenzialità di ridurre del 90% il the burden of disease, cioè il carico della malattia legato ai virus del papilloma nei confronti delle patologie, certo, delle patologie oncologiche dell'apparato genitale femminile e maschile. Non dimentichiamo che buona parte dei cancri anorettali del maschio o delle corde vocali o della testa collo sono legati ai virus del papilloma. Quindi pensate all'impatto di una vaccinazione. Però ripeto, oggi come oggi la vaccinazione antipapilloma nel nostro paese sta soffrendo moltissimo, non si riescono a raggiungere le coperture ottimali, ma non solo nella femmina ma anche nel maschio. Non dimentichiamo che i papillomi... La causa qual è? Allora, ha parlato lei, ci sono 21 regioni, 21 offerte diverse, differenziate, quindi a tale offerta corrisponde una difficoltà. 21 risposte diverse. 21 risposte diverse, e occorre aumentare molto la cultura della vaccinazione, perché ancora oggi ci sono professionisti della salute che dicono che il vaccino del papilloma non è un vaccino efficace, ci sono tanti ceppi, ma di che cosa stiamo parlando? Le evidenze scientifiche parlano molto chiaramente in questo senso. Quindi tra l'altro è gratuito, mi pare, anche questo. Sì, nella fascia 11-12 anni, e speriamo che anche nel maschietto, nel nuovo piano sarà gratuito anche nel maschietto, e questo cosa fa? Porterà la vaccinazione universale, è sempre efficace, perché riduce in toto l'impatto dei genotipi oncologici in questo senso qua. In Australia, che sono stati molto avanzati in questo campo, si è visto che la vaccinazione in una corte di ragazze di 17 anni, 18 anni, 19 anni ha ridotto l'impatto delle condilomatosi, ma in contemporanea ha ridotto l'impatto anche nei loro partner. Quindi l'efficacia, certo, da questo punto di vista è lampante, è evidente. Quindi io spero che possano cambiare le cose, che soprattutto che ci sia uno... ma è molto importante anche il concetto della gratuità. Devo dire che la Regione Lazio in questo è stata illuminante, perché questo vaccino è gratuito a 11-12 anni, ma è gratuito fino a 18 anni, e questo è un dato molto importante. Altre regioni lo offrono anche gratuito, tipo la Regione Emilia Romagna a 23 anni, a 25 anni. Però ripeto, questo vaccino dovrebbe essere effettuato anche dalle donne adulte e dai maschi adulti, proprio per ridurre la circolazione di questi genotipi oncologici che sono la causa di tante patologie. Devo dire che se gli studi riveleranno nella real life, cioè gli studi fatti, l'efficacia reale e protettiva, potrebbe portare tra 20-30 anni a mandare in soffitta lo screening citologico del cosiddetto pap test. Grazie. Dottoressa, vaccinare sempre e comunque anche in gravidanza, si può? Sì, assolutamente. In gravidanza abbiamo uno studio che è stato pubblicato nell'ultimo mese e che ci dice quanto è utile vaccinare contro l'influenza le donne in gravidanza. Ricordiamoci che l'anno scorso il Ministero della Salute, nella circolare e con la quale promuoveva la vaccinazione contro l'influenza, raccontava, ci ha detto che nel corso della stagione influenzale 2014-15 abbiamo avuto 11 donne ricoverate con una ventilazione assistita, con problemi respiratori talmente gravi che appunto sono state messe in respirazione assistita, e una di queste è deceduta al sesto mese di gravidanza. Le donne si avvantaggiano moltissimo della vaccinazione anti-influenzale, ovviamente nel periodo in cui l'influenza gira. E vaccinare una donna a ottobre, sapendo che sarà ancora in gestazione a febbraio, marzo, quando ancora periodo in cui gira il virus influenzale, quindi un grosso vantaggio. Abbiamo uno studio che è stato pubblicato negli Stati Uniti che ci dice che è molto più alta la possibilità di avere bambini che nascono morti nelle donne che non sono state vaccinate contro l'influenza rispetto alle donne che sono state vaccinate. L'altra vaccinazione che è fortemente raccomandata in gravidanza è la vaccinazione contro la pertussis.
pertosse. I bambini, i nostri neonatini, nei primi 2 mesi di vita non possono essere vaccinati contro la pertosse. L'unico modo che abbiamo di proteggerli è vaccinare la mamma. La mamma nel terzo trimestre di gravidanza sviluppa degli anticorpi che passano nel feto e quindi lo vanno a proteggere. L'anno scorso, a ottobre, è morta una bambina a Bologna, figlia di una mamma che ha appunto contratto la pertosse e la bambina aveva 45 giorni, ha preso la pertosse e è morta. La pertosse contratta nel primo anno di vita è sempre gravissima. Ricordiamoci che il nostro polmone è fatto da alveoli, che sono tanti piccoli palloncini. Nell'accesso di tosse i palloncini scoppiano. Avere un palloncino unico, invece che tanti milioni di palloncini, vuol dire diminuire la superficie respiratoria. I bambini che hanno la pertosse nel primo anno di vita sono bambini che avranno sempre difficoltà, anche se non muoiono per la malattia, comunque avremo dei piccoli enfisematosi che vanno avanti nella loro vita. Esatto. Volevo aggiungere sempre questo così. A quello che dici tu, se vaccinare la mamma, vaccinare pure i contatti. Perché per esempio oggi è invalso, io ricevo, parlavo della gravidanza, sì, poi chiaramente ricevo tanti anziani di età belle che vengono da noi a vaccinarsi contro la pertosse perché il pediatra canadese o argentino o statunitense o belga gli impedisce di vedere il loro nipotino nato in questi paesi perché non sono vaccinati contro la pertosse. Quindi questo, il concetto di solidarietà tra le generazioni in campo vaccinale è fondamentale, perché se io vaccino i bambini copro indirettamente gli adulti, se io vaccino gli adulti e i nonni indirettamente copro i bambini. Quindi ecco perché la vaccinazione è una prestazione di tipo sociale e di collaborazione tra le varie generazioni. Quindi occorre sfatare a tutti i livelli il discorso che i vaccini possono danneggiare. Assolutamente no, ripeto ancora, i vaccini sono sicuri e efficaci e questo è un dato fondamentale. E se poi mi diceva che faceva vedere il video della Lorenzina. Sì, lo vediamo subito, vediamo il video della Lorenzina, noi l'abbiamo ascoltata qualche tempo fa all'ospedale Grassi di Ossia, però lei mi diceva che poi ha vaccinato i bambini, ce lo dice subito dopo il video. Noi abbiamo veramente necessità di una grande campagna di informazione sui vaccini, che sia una campagna di sensibilizzazione che faccia comprendere alla gente che non bisogna avere paura di vaccinarsi, anzi i vaccini ci salvano la vita. Purtroppo lo scorso anno il calo di vaccinazione anti-influenzale ha purtroppo registrato un aumento dei decessi tra le persone più fragili e le persone anziane, quindi è veramente una questione seria che va affrontata sia per le categorie a rischio in caso del vaccino anti-influenzale, ma soprattutto, lo ricordo sempre, per le vaccinazioni obbligatorie e quelle anche non obbligatorie per quanto riguarda i bambini. È veramente un tema da primo mondo e che non dovremmo neanche avere bisogno di affrontare. Il fatto che dobbiamo ricordarlo tutti i giorni è già per questo un segnale e un indice di una serie di cose dal punto di vista dell'informazione scientifica che non vanno. Ma questa campagna ci aiuterà, e così come ci aiuterà il fatto di sensibilizzare le persone e anche attraverso il nostro esempio personale, che non c'è veramente da aver paura rispetto alle vaccinazioni, sia per quanto riguarda noi sia per quanto riguarda i nostri figli. Grazie a Diego Cosentino che ha subito montato il video. E lei ha dato il suo esempio personale, il ministro della salute. Sì, devo dire che ho utilizzato vaccinando i bambini, perché quando i bambini hanno compiuto il 61° giorno sono venuti nella mia struttura e sono stati vaccinati per l'esavalente e il pneumococco e hanno completato il ciclo vaccinale. Questo è un dato molto importante, perché questo è stato un messaggio comunicativo pazzesco alla popolazione, alle mamme e ai genitori, che i vaccini sono sicuri e efficaci e non c'è nessun problema per la vaccinazione. Anzi, vaccinando i propri figli li si protegge da malattie che possono essere temibili in questo campo specifico. Senta, le volevo chiedere una cosa, abbiamo fatto cenno così al volo, invece credo che proprio in chiusura capire che cosa sta accadendo nel campo della ricerca proprio dei vaccini, no? Perché non ricordo che di voi due ha posto il problema del costo, no? Della ricerca da questo punto di vista. Mi veniva in mente che, se non sbaglio, l'accordo di Barcellona dell'Unione Europea poneva che l'1,5% dei PIL nazionali devono essere mandati alla ricerca, in gran parte a la quella condizione sanitaria, no? Ecco. Da questo punto di vista, a che punto siamo e quanto il nostro paese è dentro questo processo? Lo sanno tutti che il nostro paese investe poco sulla ricerca, o almeno poco, investe meno rispetto agli altri paesi europei, e la ricerca è un dato fondamentale
per poter sia avvantaggiare i nostri giovani dal punto di vista lavorativo, sia nel campo sanitario per trovare nuovi preparati. Nel campo dei vaccini è fondamentale, perché io ho accennato al nuovo vaccino della dengue. Voi pensate che impatto potrebbe avere sulla popolazione di molti paesi del mondo, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico. Cioè, una delle problematiche della ricerca su nuovi vaccini è che comunque la richiesta giusta ed equilibrata di sicurezza di quel prodotto richiede investimenti spaventosi. Uno dei problemi è che le multinazionali che producono vaccini si stanno riducendo sempre di più, perché recentemente c'è stata una delle grandi aziende, che era la Novartis, tanto lo possiamo dire, è stata acquisita dalla Glaxo, da un'altra azienda, quindi si sta concentrando questa capacità di produrre vaccini per tutti i paesi del mondo. Quindi è un problema serio, quindi occorre investire di più, assolutamente, ma non soltanto nel campo della ricerca, occorre nel nostro paese investire di più anche nel campo della prevenzione. Ma diciamo, il nostro PIL sanitario sulla prevenzione si spende realmente poco, e tantomeno sulla prevenzione vaccinale. Questo è un dato che speriamo che nei prossimi anni a venire ci potrà essere migliorata, e quindi il paese intero, l'intera collettività potrà avere dei vantaggi tangibili di questi nuovi investimenti. Sfatiamo un bel mito. Rispetto ai vaccini, prendere un'aspirina comporta rischi 1500 volte maggiori secondo le statistiche, è vero? L'aspirina che è di uso comune? L'aspirina è di uso comune, ma non andrebbe mai somministrata sotto i 16 anni. Perché rischiamo sotto i 16 anni, e non tutti lo sanno. Quindi quello che ci rassicura in realtà... No, l'aspirina può creare la sindrome di Ray, quindi assolutamente sotto i 16 anni non va somministrata, e non solo. L'aspirina, che è un ottimo farmaco, per carità, chi è che parla male dell'aspirina? Però non è che si deve prendere così a cuor leggero. Tutti sono ben noti gli effetti sulla coagulazione del sangue, e anzi viene proprio anche utilizzato come farmaco per rendere più fluido il sangue, e questo può creare delle emorragie, per esempio emorragie gastriche in chi assume l'aspirina. E allora, ecco, torniamo a dire, un farmaco che viene dato così, come se fosse comunque, il farmaco più innocuo del mondo. Ma lo stesso vale per la tachipirina, per tanti altri farmaci. Ma i vaccini, sono, anche se sono classificabili come farmaci, sono un'altra cosa. In fondo i vaccini sono delle sostanze immunostimolanti. Gli effetti collaterali comuni a cui accennava la collega, la tumefazione e il rossolamento, sono legati all'azione del vaccino, perché il vaccino è allestito in modo da poter rimanere loco per dar tempo alle cellule dell'immunità di effettuare la cosiddetta processazione dell'antigene, che è il primum movens per la produzione degli anticorpi. Quindi a suo tempo quelle segnalazioni che abbiamo avuto nel 2014-15 riguardo alla vaccinazione antinfluenzale e all'ictus, forse poteva far pensare un po' di più, ma come fa una sostanza immunostimolante che per determinati giorni rimane in loco provocare un fenomeno vasoattivo? Il problema è che lì c'è stata una carenza di comunicazione, una crisi comunicativa si può definire, e questo ha portato anche un eccesso di segnalazione da parte degli operatori sanitari. Invece una segnalazione soprattutto di eventi avversi gravi e fatali, come nello specifico, deve impegnare il medico o l'operatore sanitario o il cittadino a dover agire secondo scienza e coscienza. Questo è un dato fondamentale, anche tenendo conto che i danni di quella campagna si sono riportati sia in termini di mortalità, come detto da Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore, sia in termini di morbidità, di ricoveri in terapie intensive. Questo perché la vaccinazione antinfluenzale è rivolta a una categoria di persone che ha già delle tantissime complicazioni. Cioè, com'era possibile che abbiamo chiuso, dottore? Mi sa che non abbiamo il countdown, mi dicono dalla regia che abbiamo chiuso. Vi do al volo il tempo di dire dove poter fare tutti questi vaccini. Abbiamo capito, nell'ASL Roma 1. Dottoressa, lei dove? Allora, io sono la responsabile del centro vaccinazioni, che si trova nel terzo municipio, in via di Nagalli 3. Lei, dottor Io, via Plinio 31, diciamo il centro ormai più famoso di Roma da tantissimi anni, dove c'è la possibilità di effettuare qualunque tipo di vaccino presente sul mercato mondiale. Grazie, io vi ringrazio di essere stati con noi, sicuramente avremo modo di parlare ancora di vaccini, grazie a voi per averci seguito. C'è ancora...